Roberto Fiore, un libro che parla di rivoluzione, di fede. In 178 pagine si ripercorrono 50 anni di storia. È la storia di una generazione che si sacrifica alla fine degli anni 70 per poi tornare a sacrificarsi negli ultimi tempi durante il periodo del Green Pass, dopo la grande manifestazione del 9 ottobre. È lo stesso anelito di libertà, la stessa volontà di difendere il proprio popolo di fronte ai grandi poteri, ai cosiddetti poteri forti. Qual è il messaggio che vuole lanciare questo libro? Il messaggio è semplice, tutte le ideologie contrarie alla nostra sono morte, è morto il marxismo, è morto il capitalismo, è morta l'Unione Sovietica, sta morendo l'America, oggi sono i popoli che si stanno non solo ribellando, ma si stanno affermando con la loro esigenza di totale indipendenza, sovranità, e noi siamo con loro, con questa manifestazione popolare a favore delle libertà.